Buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce. Oggi vi voglio parlare di Life 360. No, non è Life 120, non è la dieta miracolosa del giornalista Panzironi di cui parleremo in un'altra occasione. Mamma mia, che tristezza. Oggi si parla di Life 360, che non significa arrivare a vivere fino a 360 anni, ma significa poter controllare a 360 gradi la vita dei propri figli 24 ore su 24. Ebbene sì, ho scoperto che esiste questa app molto in voga. Triste, vi giuro, non riesco a parlare, non riesco bene a comunicare perché ho letto questo articolo e non ci volevo credere. Life 360. Con questa app i genitori possono monitorare totalmente i propri figli, cioè possono sapere in diretta dove sono. Sostanzialmente funziona. Perché un'umanità del genere funziona così? Tuo cellulare, tuo genitore. Non ce la faccio! Perché è una roba che non ci si può credere, a cui non ci si può credere. Nel tuo cellulare, cara mamma, nel tuo cellulare, caro papà, è monitorato il tragitto di tuo figlio, di tua figlia. Cioè, tu sai esattamente, vedi un puntino nella mappa e sai dov'è. È ora, diciamo, è orario scolastico, verifichi che sia a scuola. Ti ho detto che vada un'amica, verifichi esattamente dov'è. Cioè, tu sai esattamente dov'è tuo figlio. Ma che cos'è sta roba, ragazzi? La cosa che più mi lascia inorridito è che c'è gente che magari pensa, beh no, attivo questa app è segno che io mi interesso di mio figlio, sono un buon genitore. No, non sei un buon genitore, sei un pirla. Se tu utilizzi Life 360, ciò testimonia il tuo fallimento, perlomeno per quanto riguarda l'essere genitore. Perché prima di tutto la base di un rapporto con i propri figli è la fiducia, oltre che l'esempio, oltre che essere in grado di educare. Essere in grado di educare significa offrire quegli strumenti, offrire quell'esempio che farà sì che tuo figlio sarà una persona che si comporta verosimilmente con buon senso. Quindi non hai bisogno di controllare dov'è, perché sai che non ti mentirà. E se proprio capitasse che ogni tanto, anziché andare a scuola, vuole uscire con gli amichetti, non è un dramma, non lo devi necessariamente sapere. Non sono proprietà private i figli. Non sono delle marionette che devono fare tutto quello che voi gli dite o tutto quello che la scuola vorrebbe, le assenze ingiustificate. Ma chi se ne frega se un ragazzo di 16 anni, di 15 anni, di 17 anni, un giorno, 2 giorni ogni tanto, non ha voglia di andare a scuola e va a fare un giretto con gli amici. Ma cosa dici? Giustifichi fare buco, fare sega da scuola senza che i genitori lo sappiano? Eresia, ma non c'è nessuna eresia. Certo, se non va a scuola e va a fare atti di teppismo e di bullismo fuori dall'istituto scolastico, se non va a scuola e va a spacciare o va a drogarsi o va a frequentare brutte compagnie, è una cosa. Ma se va al parchetto con gli amici, chiacchierare, se si imbosca nel boschetto, scusate il gioco di parole, con un amichetto, con una ragazza, perché preferisce qualche effusione, qualche bacio, vivere le sue prime esperienze sessuali anziché stare 5 ore in un'aula scolastica, evviva! Ma io, se fossi genitore, sarei contento se mio figlio ogni tanto, non dico sempre perché ovviamente deve anche apprendere alcune cose andando a scuola, anche se dinanzi alla scuola e mio figlio, io sarei più preoccupato per quello che è la scuola, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista educativo, che non c'è, non c'è sul lato educativo purtroppo nella scuola di oggi, e sia per quello che potrebbe avvenire, orrore di ogni tipo, violenza da parte dei compagni, di professori. Quindi a me preoccuperebbe più la scuola e quello che potrebbe comportare, che mio figlio, dato che mi fiderei ciecamente di mio figlio, e quello che potrebbe fare fuori. In ogni caso, se ogni tanto capitasse, anche con una scuola migliore rispetto a quello che è,
capitasse che preferisce andare in un luogo con qualche amichetto anziché andare a scuola, ma evviva, gioirei. Certo, se io avessi un figlio avrei un buon rapporto con lui e lui non me lo nasconderebbe, non lo farebbe di nascosto da me, me lo direbbe senz'altro: papà, oggi anziché andare a scuola voglio andare al parco. Vai figliuolo, bravo, sono orgoglioso di te che ogni tanto decidi di seguire autonomamente la tua strada rispetto a quello che si dovrebbe fare se si è bravi ragazzi. No, sei un bravo ragazzo se hai una mente tua viva, se capisci che non devi per forza seguire le regole, perché non andare a scuola una volta ogni tanto non significa violare la legge, non significa essere pericolosi, non significa fare del male a sé, no. Ok? Certamente sarei triste se mio figlio mi mentisse, ma se io sono un buon genitore, non mi rapporto con lui in maniera giudicante e distruttiva, sono un buon esempio, lui me lo dirà. E a quel punto non c'è neanche più bisogno in sé dell'idea dell'app 360, perché invece molti figli mentono ai genitori. Enrico, tu magari avresti un figlio che ti direbbe la verità, ma guarda che molti figli mentono. Caro genitore rincoglionito, se tuo figlio ti mente, è colpa tua! Se tuo figlio ti mente, è colpa tua! Ma come è colpa tua? Se non si fida di me, non mi dice le cose, è colpa tua. Certo, di chi è? Chi è che instaura il rapporto col figlio? Fin da quando è un pargoletto così? Il bambino è una spugna, poi pian piano cresce. Ci sono sicuramente periodi difficili dell'età, ma di quasi tutto di quello che sarà il rapporto con te dipenderà da te. Assolutamente sì. Nella stragrande maggioranza dei casi, lasciamo perdere casi eccezionali e rari in cui ci può essere un trauma particolarmente significativo esterno alla famiglia, che nonostante. Sono casi minoritari, anche perché poi nella maggior parte dei casi in cui c'è un trauma, qualche conoscenza di un certo tipo al di fuori della famiglia. Se la famiglia c'è, se i genitori ci sono, uno o due che siano, dello stesso sesso o del sesso diverso che siano, poi è anche di un certo tipo la reazione a quel trauma, perché non è che, attenzione, traumi esterni o cattive conoscenze per forza portano il figlio verso la brutta strada, perché anche rispetto al trauma, quella conoscenza dipende molto spesso qual è l'ambiente familiare, tranne casi rarissimi, e senza parlare delle eccezioni, la regola è quella. Se tu sei un buon genitore, tuo figlio non ti mente. Se ti mente, anziché scaricare App 360, Life 360, guardi allo specchio e dici: ma che cazzo di genitore sono? E magari non è troppo tardi, nella maggior parte dei casi è troppo tardi, forse. In certi casi forse puoi ancora rimediare, però dovresti rivoluzionare la tua vita, e purtroppo sono scettico. Però mi spiace. Hai dei conoscenti che sono genitori, hanno Life 360? Genitori osceni, genitori abominevoli. Poi dentro questa oscenità non sto dicendo che siano tutti uguali, eh. Può essere qualche mediamente incapace, qualche vergognosamente incapace, qualche criminale. E non si è criminali solamente se si picchia dalla mattina alla sera al proprio figlio, se gli si insegna a violare la legge, no, si può essere dei criminali anche se il figlio lo si giudica dalla mattina alla sera sminuendolo e umiliandolo. Anzi, forse questo è da genitore il peggiore dei reati, e io prevederei il carcere per un genitore ove fosse provata una violenza psicologica di questo tipo, non solo fisica. Più grave è essere genitori pessimi che rovinano potenzialmente la futura vita del figlio. Più grave è questo che essere, per esempio, evasori fiscali. Più grave è questo che andare a rubare le mele o le banane al supermercato. E non sto dicendo che chi ruba le mele o le banane al supermercato non debba essere ovviamente punito, non debba avere delle conseguenze. Sì, ma è molto più pericolosa per la società chi cresce i figli giudicandoli, umiliandoli, sbeffeggiandoli e paragonandoli agli altri. E poi no, questi vanno in giro: mio figlio mi mente, mio figlio, stigio. Cazzo, è colpa tua! Al 90%. Scarica meno app e metti in discussione più te stesso. Però mi rendo conto che certe persone, abbiamo detto che siamo della cosa, perché non riusciranno mai a mettersi in discussione. Però io volevo descrivere la realtà, risolvibile o no che sia, la realtà è questa. Se hai Life 360, molto probabilmente sei davvero un genitore abominevole. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto. Un bel pollice in su, dai, un bel pollicione, non siete prighi, pigri, prigri, non siete prigri. Neanche pigri, e condividete, ciao!
Se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video, puoi sostenermi aderendo al mio Patreon con donazioni a partire da 1 euro al mese. Per farlo è semplicissimo. Basta aprire la mia pagina Patreon, cliccare in alto a destra su Become a Patron, attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1, 2, 5, 10, 20 o 50 euro al mese. Il gruppo WhatsApp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano. Per aderire o per saperne di più, trovi il link in sovraimpressione, nel primo commento o nei titoli di coda.